e dal comune alle figlie di Giulio Amati, il cittadino genzanese di origine ebraica deportato e ucciso a 31 anni in un campo di concentramento, la cittadinanza onoraria. L'inviata è Gemma Giovannelli. Deportato e ucciso a 31 anni nelle camere a gas del campo di sterminio nazista di Landsberg in Germania, Genzano ricorda nel parco a lui intitolato nel 2016 il concittadino Giulio Amati. Non dimenticherò mai la data del 1 febbraio, giorno in cui mia madre Dora, di soli 5 anni, fu catturata insieme al padre. Traditi da un amico, padre e figlia vennero condotti in via Tasso, il carcere delle SS a Roma. Qui, dopo una lunga contrattazione, riuscì a far liberare Dora. Era attaccata alle sue gambe e piangeva disperata e il padre cercava di rassicurarla. Mio nonno aveva un cuore per le figlie particolare, un amore viscerale. Mia madre e mia zia hanno continuato a venire qui nel paese del proprio padre e ad insegnarci anche a noi l'amore per questa terra. Adora, Enrica e Ornella, le tre figlie di Giulio Amati, oggi ultra ottantenni, e a Liliana Segre, il comune di Genzano ha conferito la cittadinanza onoraria, un messaggio, un dono dedicato ai giovani, spiega il sindaco Carlo Zoccolotti. Ragazzi, dalla sofferenza non si fugge, la si può solo accogliere, portare con sé. C'è bisogno di raccontare anche di quelle vittime dell'Olocausto dei nostri giorni. Dalla sofferenza non si fugge, così Andrea Di Veroli, nipote di Giulio Amati, nel suo libro Giulio Amati da uomo a numero, ripercorre il dramma che ha colpito la sua famiglia. Nella tradizione ebraica noi diciamo le Dor Vador, di generazione in generazione, perché questo rimanga a testimonianza. Ognuno accanto alla sua morte, il nuovo